Luca Barbareschi, regista e interprete di The Penitent, sceneggiato da David Mamet, premio Pulitzer, che tratta degli argomenti molto caldi, possiamo dire, la strumentalizzazione da parte della stampa e della legge. Quanto è importante in questo periodo storico un film del genere? Credo questo sia uno dei film più importanti del Festival di Venezia, ve lo dico senza false modestie, perché finalmente parla di qualcosa, peraltro ispirandosi a un fatto di cronaca per cui è cinema puro, però mette veramente un dito nella piaga, la piaga di un giornalismo diventato lecionerà, diventato maldicenza, diventando solo pettegolezzo senza approfondimento, la piaga di un meccanismo giudiziario che usa una fatwa, una maledizione pregiudiziale verso chiunque prima ancora che una persona sia passata in giudizio. Parla della stupidità della cancel culture, della woke culture, di MeToo, di questo branco di imbecilli che mettono l'accento su cose che non hanno senso. Jordan Peterson sta per essere radiato come medico perché si rifiuta di dire che c'è o un uomo o una donna in genetica. Se noi vogliamo entrare nel pensiero magico, possiamo dire che io sono figlio di un coniglio, di uno struzzo. Ma siamo nel pensiero di Lewis Carroll, non della razionalità. Se io dico che purtroppo le X e le Y non mentono, per cui per adesso c'è un uomo o una donna, poi forse fra qualche anno ci sarà anche un coniglio a forma di struzzo che parla in inglese con la voce mia, ma per adesso non c'è. E questo è il tema del delirio di abbandonare il pensiero spinoziano, razionale, europeo di tradizione giudaico-cristiana, entra nel mondo delle fiabe. E questo film è contro tutto questo e racconta come viene devastata la vita privata, perché poi questa è la somma di una persona quando inceppa in questo circo mediatico giudiziario. In una scena il suo personaggio fa un monologo in cui si scaglia proprio contro la cancel culture. Effettivamente questo è un film difficile. E quanto coraggio ci vuole? Ci vuole un po' di guasconeria forse, ma soprattutto essere coerenti. Io ho fatto un film, uno spettacolo, è un film contro la cancel culture 30 anni fa, si chiamava Oleanna, e lì c'era il seme della stupidità. Un professore veniva radiato dall'università perché aveva stuprato verbalmente. Ora si rende conto che lo stupro verbale non esiste. Solo dei coglioni possono dire che esiste uno stupro verbale, c'è lo stupro fisico e forse ci può essere una maleducazione verbale, un'aggressione verbale, ma uno non può andare in galera perché ha stuprato, perché io mi sento stuprato verbalmente. Lì c'era l'inizio e Mamet, che è un genio, lo intuì e io feci sia il film che lo spettacolo. 30 anni dopo faccio sia il film che lo spettacolo che si chiama The Penitent. Il tema è lo stesso, ci vuole però, bisogna tirare fuori le palle. Proprio tirarle fuori, dimostrare di aver coraggio, perché questo qua è destinato a finire. Già in America si sono rotti i coglioni di questa storia qua e rimarranno dei cadaveri, però con un problema. Io che rispetto le donne e gli esseri umani profondamente, sarà peggio, perché ci sarà un kickback contro gli omosessuali, contro le minoranze, perché purtroppo gli LGBT sono una minoranza. Non si può assurgere a maggioranza una minoranza. Sei minoranza, vai protetta come minoranza, vai aiutata come minoranza, ma sei una minoranza. Per cui c'è la famiglia eteronormale, che sono una maggioranza, che non può essere discriminata al contrario. Cioè, i temi sono tantissimi. La mia paura è che poi ritornerà la caccia alle streghe e la discriminazione verso gli omosessuali. Peggio, peggio di come è stato prima. Il suo personaggio si rifugia nella religione. Nel suo film viene detto che la natura umana è crudele e quindi lui, quando si accorge di questa cosa, si rifugia. È questa l'unica speranza che abbiamo per salvarci in questi tempi bui, secondo lei? Io in questo momento, si chiama opzione benedettina, lei come sa quando ci fu la grande problema della Chiesa, San Benedetto, sì, un gruppo anche un po' di scappati di casa, non erano tutti così colti, lui era un illuminato, ma gli altri, preso un po' di frati, un po' di preti, si rimisero in convento e disse l'unica è stare qui a pregare, a cercare di ripulirci. Trovo sia una scelta ardua, ma forse in questo momento l'unica maniera per salvarsi è uscire dal circo.
dal tendone del circo. Se stai nel circo, ieri uno mi ha detto perché non sei uscito e hai mandato a fanculo le femmine che urlavano contro Woody Allen o Polanski, perché fai il loro gioco, loro vogliono, loro sono inutili, ma usano me per avere visibilità. Io posso avere concorrenza e con articolazione fare un film come Il Penitente e spiegare quello che penso. Se vogliono mi rispondono con un'articolazione di pensiero degna di questo nome e si può discutere di tutto, ma non è quello che vogliono.